Ciao raga, fischia. Allora, io posso solo, no, favate a me, e posso solo congratulare e ringraziare quello che c'è lassù, d'aver trovato una donna eccezionale, la Titti Titti Tittolina, o Titti, come la conoscete, o Tiziana. Mi dà mano a fare i motori. È un paio di giorni, no, sì, un paio di giorni, perché siamo andati venerdì, poi siamo stati stamani da uno dei proprietari della Carpel, dove mi servo io, a fare il muratore. Che coglione. Però una promessa, ragazzi, quando fa una promessa è come una stretta di mano quando si vede su di Max. Stretta di mano, a posto. Una promessa è una promessa. Bene, niente, lei mi ha aiutato, io ho rifatto questi fili qui dello statore, ho rifatto tutti i nuovi, io ho detto a lei, gentilmente me le stringi queste tre viti e lei gentilmente me la strizzate. Però lei è andata a strizzarle e andavano a battere e secondo lei più di lì non andavano. Bene, però il problema di questi carter qui, che sono malossi, vedete? Carte malossi, gli MP1, che le viti originali sono più lunghe. Quindi io sono andato a montare sto motore, un partivo, un partivo, un partiva. Senti il volano, ta 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 ta. Ho detto, adesso è lo statore, niente dentro. Gli ho messo due rondelline di quelle spaccate sotto e ora lo statore non si muove più. Ma non è che me la rifaccio con lei, perché lei è bravissima. Io augurerei a tutti quelli che vedano questo video, augurerei a tutti davvero una donna eccezionale così. Siamo tornati stamani da fare i muratori, perché è venuta anche stamani con me. Vi faccio vedere. Guardate se vi dico bugie. Allora, c'ho più messaggi io Che papa. che il Papa. Padeva. Cioè, prima, no, scusate. Prima ero io. Si vede nulla. Ampastare un vassoio di arcina. Filtro ferrito però. Oh, ora sì. Ampastare un vassoio di arcina. Poi, mentre io usavo questa, lei si è messa a prepararmene un altro. Ma dove l'ha trovata una donna così? E poi a fa motorini? Guardate, ve ne faccio vedere un'altra di foto. Dov'è? Vediamo se si trova. Galleria. Non comprare i TCL perché fanno male. No, qui tu stai pregando. Dov'è? Maremma Indiana, gli avevo fatto una foto. Dai, Non c'è inviava più. bene, meno male. Oppure avevo fatto la foto. Galleria. Te va E qui, fa fa una album. foto, te va fa fa una foto. Non la trovo. Vabbè. Comunque, l'era qui a smontare il motore. Forse cambia il letto alla mamma. Nonostante siamo Cioè. tornati stronchi, la sua mamma ha comprato il letto nuovo e la rete non andava bene. Bene, prende le misure per l'appunto la rete sua. Non andava bene sul letto mio, però l'ho fatto andare bene io e la rete mia andava bene sul letto suo. Raga, però abbozzala da approfittarvene perché sono troppo buono, via. Io non ce la faccio più veramente. Non ce la faccio più veramente. Rimontiamo quest'albero Malossi con la chiavetta sua. Non andava a finire la chiavetta ora. L'ha messa qui. Addio. Qui da una Eccola parte qui. trovi. Questa chiavetta, raga, è particolare. E lei è per l'albero Malossi. Quindi la non va persa. Rimontiamo il volano. Per questo ho preso 1,5 kg. Maremma Indiana. La fai il segno, il pennarello, ti riesce? No, voglio andare a occhio sta girata.
alla fine va ancora bene. Insomma, ci vedo bene, è un parolone. Da lontano. Da vicino, eh. Ascolta, c'è un mio amico che 30 anni non c'è più. Perché non c'è più. TEPCO! È proprio TEPCO. No, è proprio abitata bene. Si ributta su, come ho detto io l'altra volta, vedete, io ora sto motore lo devo smontare, ma non è quello il problema. Se l'aveva fatto un fra, un bro, uno zio, qualcuno, forse mi poteva anche arrabbiare se lo pagavo, ma ha fatto la titti, c'è solo da dargli un bacio, non da brontolare. Ma vabbè, la forza mia è quella, un po' essere come questo è tua. Diritto qui, questa parte qui è diritta così. Però quando si monta questo c'è l'albero, insomma, cioè, non è il discorso dell'albero, è il discorso dei carter, questa parte qui, perché qualcuno mi mandò la carter con questa parte qui tutta limata, perché dice non entrava nel telaio, no? E va abbassato questa parte qui, e poi ho fatto questa finestrella qui, questa finestrella va allargata parecchio, ma parecchio, perché ci va il carburatore che piscia benzina, però la benzina è comoda perché ci si pulisce le mani e poi ha un buon odore. E poi anche la Tiziana l'ha detto, raga, a proposito, chi viene a casa mia e vede fumo alla pippi, e mi fanno sempre, e puzzano d'olio sti sì. animali vedrai, puzzano d'olio, sì. E poi non puzzano d'olio, profumano d'olio, vanno tutti sia brio che la pippi, che fuma, vanno tutti al 2%, ragazzi, ricordatevi. E come dice il mio amico Nicola l'impennatore, può andare bene? Può bastare? Può bastare. Si può fare di meglio. Che lui dice, si può fare di meglio. Ora, se il prossimo tour che fa a giro, e un mi saluta, quando c'è il microfono in mano, in televisione, un mi saluta, ah, io non gli parlo più. Ah, il cancello non gliela proprio. Ah, sì. Va bene, raga. Che dici, va bene? Ora gli smonto il seggiolino, perché a me sto lucchetto solo a guardarlo mi dà noia, non mi fa lavorare, solo a guardarlo mi dà noia. E io lo levo. Si mix a pallina, finito l'olio, sta grippato, si è finito l'olio. E poi ho detto anche a Andrea, Andrea si chiama, giusto? Sì. Andrea e Leonardo, il figliolo. No, Lorenzo. Lorenzo. Che questa campana va cambiata, perché con un motore così non si può tenere una campana così. Se una può prendere una gamba, se a me se è concesso gli va bene. Guarda qua, stessa valvole qui fa pena e compassione. Parecchio. Togli a strizzarla, restrizzarla, restrizzarlo. Rimandiana Malossi, Malossi! Ora vi taggo, Malossi, carissimi Malossi, vuoi dare la valvola, vuoi dare la molla e non dà un pezzettino insieme? Dai, è una vergogna, è una vergogna. Poi, se vi offendete, ve la prendete a male? Come dice Mire, come diceva mia nonna, mettila a cantare bene. Dai, via. Cioè, almeno la Polini non la dà, quell'altro non la dà. La DR non la dà, a meno voi datela. Cioè non la dà nessuno, perché la devono dare loro. Perché almeno fanno la differenza. E se non la vogliono fare, guarda, guarda, cioè, non è pubblicità questa, guarda qua. Sì, e loro girano la televisione quando sono. Se non è pubblicità questa, fai voi. Faccio vedere un'altra pubblicità, aspetta. Guarda. Ecco un'altra pubblicità. Farò pubblicità alla Malossi io? Malossi di Great Mirelio.
Salut. Ciao raga, io continuo. Vi saluto. Monto sto motore e vediamo se parte, perché tanto il rollatore andava fuori fase e non partiva. Fischia, non partiva, non partiva. Sto tubo che fai, si taglia? De quello no, dell'olio. Sì, tanto c'è poi arnese lì dentro. Lasciamolo. Va bene. Ciao raga. Seguitemi e mi raccomando, cioè non è tanto difficile uscire dai video, andare sui video, mettere il like e riguardare il video. Via raga, su. Poi mi mandare osi, mi fa pubblicità. Se non metti like, perché ti devo fare pubblicità? Lo sapete che io i like li vedo, chi l'ha messo e chi non l'ha messi? Va bene, ho belle detto tutto. Un salutone. Un ringraziamento speciale alla Titti. 144 quattrini. Dalla Titti siamo a 144 quattrini. Certo che parte dal 115. 136 malossi. E riborda la malossi un'altra volta. 115 pulini. 75 malossi. Siamo andati... l'escalation. No, escalation che sali. Sì. Decrescession. Sì, decrescession. Si può dire decrescession? Allora, ragazzi, chi mi dice quanto fa un per 8, gli regalo, dove sono? 30 adesivi. Un per 8? Un per 8, sì. Quanto fa un per 8? Facile. Però lo dice la mia nonna. Vai, ciao raga. Ciao.